sfumature olfattive ogni giorno diverse, accordi totalmente nuovi o strutture secolari che vengono modernizzate dal nulla. E poi ancora il trend dei molecolari e dell'oud. Il mondo dei profumi non è mai stato vivo come in questi ultimi anni. E infatti tanti brand hanno provato a proporre la loro idea di fragranza. E chiaramente, piano piano, io, come un qualunque appassionato, li sto scoprendo poco alla volta. Alcuni saranno marchi che i più curiosi sicuramente conosceranno. Altri invece sono brand appena nati e in tenerissima età, ma con un enorme potenziale. Ma una cosa è certa, se siete alla ricerca di un nuovo stile olfattivo, state guardando il video giusto. Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia, il canale che cerca sempre di stupirvi con le ultime novità dal mondo delle fragranze. Ma le novità di questo video non saranno riservate solo alle fragranze. Infatti, mentre le stavo studiando, ho trovato qualcuno che le racconta decisamente meglio, in quanto le conosce, le usa, in una parola, le vive da molto più tempo di me. E no, ahimè e anche purtroppo per voi, non è il naso che le ha create, ma una faccia a cui spero vi abituerete molto presto, in negozio, su Instagram e anche qui sul tubo. E anche se so che siete a casa vostra, vi invito comunque ad alzarvi in piedi e dare un caloroso benvenuto al nostro Gabriele, che oggi vi dimostrerà che non è solo un nerd di fumetti o il futuro conduttore dell'eredità. Ciao a tutti, benvenuto Gabri. Ho così l'ansia da prestazione. Come si sente da questa parte della telecamera? Carico. Carichi a cannone. Dai, pronto per iniziare? Sì. Vuoi iniziare tu? Inizio io? Pare dispari. Vai. Dispari. Bam si butta. Ok, dai. Vai. Bim, boom, bam. Dispari tu. Cosa vuoi? Baruti. Dai. Baruti a te, Mask Milano a me. Ragazzi, vi lascio in compagnia di Gabri che vi stenderà subito col suo racconto di Perilin Winter. Baruti, termine greco che significa polvere da sparo, ma non solo. Definisce tutto ciò che è acuto e perspicace. Così come perspicace questo brand nel cogliere tutte le sfumature più oscure, stravaganti e misteriose della profumeria artistica. Sicuramente chi pensa a Baruti pensa perverso, ma non io. La fragranza che più tocca le mie corde è sicuramente Perilin Winter. La città eclettica per eccellenza, simbolo di ribellione, novità artistiche e melting pot culturali. È il lontano inverno del 2014, quando per la prima volta metto piede in questa città. A portarmi a Berlino è l'amore per una ragazza che da qualche mese si è trasferita lì. Uno dei primi amori, giovane, istintivo e travolgente. Scendo dall'aereo e trovo a darmi il benvenuto un vento gelido che quasi mi taglia il viso. Ribes qui e timidi sentori di lavanda che sanno dare quella ventata di aria fresca per brevissimi istanti. L'aria gelida lascia poi spazio ad un inconfondibile odore che mi scalda, mi scuote e mi pervade. Un mix di spezie. Spezie protagoniste assolute della cucina berlinese. Un odore unico ed inconfondibile che negli anni seguenti, frequentando spesso Berlino, ho imparato a ricondurre unicamente a questa città. Un accordo che alla lontana mi ricorda quel mix di curry, paprika e cumino. Il currywurst. Cavallo di battaglia dello street food di questi mercatini nelle ex fabbriche nel cuore di Kreuzberg. Arrivo finalmente nella mia stanza di hotel al nono piano, dove prima di addormentarmi mi perdo nei miei pensieri, seduto su questa poltrona in pelle sorseggiando un bicchiere di Marsala. Qui presento con quelle note un po' busi e quasi amare, che mi ricordano il classico mazzacaffè. Il caffè, rigorosamente amaro, a tratti quasi acido, l'avevo bevuto appena prima di salire. Osservo poi questa città che muta, cambia e si incupisce. In lontananza abbiamo questi legni umidi, notturni, impercettibili, ma che permangono in tutto l'evolversi della fragranza, a ricordarci che Berlino è anche questo, buio e degrado. Una Gotham alla Tim Burton, per intenderci. Una città difficile da afferrare o da racchiudere in un flacone, ma in questo caso il naso greco ci è riuscito. Se Gabri, con Baruti, vi ha presentato un'idea di profumeria un po' misteriosa, io ho deciso di presentarvi un brand nuovissimo che potremmo considerare al 100% a luci rosse. Perché dalla Corea arriva Born to Stand Out. Il messaggio del creatore recita: la follia è qualcosa di relativo. E chi è che ha settato l'asticella della normalità? Avrete intuito che ogni fragranza di questa linea cerca di alzare l'asticella della follia, puntando su quelle che sono le pulsioni sessuali più stravaganti. Abbiamo qualcosa di semplice con NSFW, Not Safe for Work, o Fig Porn, buonissimo, e qualcosa invece di più stravagante con Inoki Shower. E partirei proprio da questo racconto, che in realtà parla di una fragranza personalmente classica e molto ben realizzata da Frank Vogel. La follia qui è una notte passata,
in una casetta diroccata nel bosco, lontano da tutti e veramente liberi di esprimere la propria sessualità, come se non esistesse un domani. È quasi l'alba, quando decidiamo di mettere il naso fuori per una boccata d'aria fresca, che però subito sostituiamo con il fumo di una sigaretta, decisamente meritato. L'odore di questo bosco umido, dopo qualche ora di pioggia e prima del sorgere del sole, è inizialmente focalizzato sull'unione della rugiada abbondante sulle foglie con le resine verdi che sgorgano dagli alberi. Un momento dopo, però, capiamo che le vere protagoniste sono le note legnose, asciutte e terrose che si uniscono poi alla parte più secca della nostra sigaretta attraverso un sapiente uso del vetiver, che tra l'altro aumenta in maniera sensibile il DNA elegante di questo profumo. Nel cuore il timo, che ultimamente trovo spesso e che rende più piacevole, indossabile, nonché raffinata, l'assai variegata nota legnosa protagonista di questa fragranza. Le sensazioni olfattive che Inoki Shower ci trasmette le potremmo tranquillamente ricondurre in parte ad Irish Leather, sebbene le note siano piuttosto diverse, e in parte a Private Label di Jovoy. Sensazioni che normalmente associamo al pubblico maschile, ma siccome Born to Stand Out ci invita ad alzare l'asticella della follia, io invito tutte le ragazze, nonché tutte le signore, a provare questo splendido profumo. La seconda fragranza che ho scelto di raccontarvi è di un brand non solo nuovissimo, ma totalmente pazzo. Se Zoologist infatti ci aveva abituato a vedere protagonisti gli animali, Wolf Brothers alza l'asticella della stravaganza. E per farvi capire il livello, vi riporto il brief della fragranza che ho scelto di raccontarvi. Ed inizia così. Una fredda sera d'inverno, due lupi, legati da vincoli di sangue, fecero un patto nel bel mezzo di una bufera di neve. Sapevano che per prosperare in un mondo selvaggio avrebbero dovuto agire come un branco. La missione è più che chiara: risvegliare l'animo selvaggio di ciascuno di noi cercando di ricreare una connessione tra l'uomo e la natura. La fragranza si chiama ovviamente Wolf e la prima volta che l'ho sentito ho pensato ad un cappuccetto rosso rivisitato però in chiave dark, come se a riscriverla ci fosse Sam Raimi. Con qualche vaporizzata di questa fragranza diventiamo subito predatori, grazie ad un cuoio animalico ed un potente muschio di quercia. Poi, in attesa che il sole cali, ci aggiriamo nei pressi della casetta della nonna, uno chalet di montagna, decadente e cupo, in pieno stile la casa per intenderci, primo lungometraggio del buon Sam. Finalmente arriva la notte, una luna inizialmente timida ci fa luce tra la vegetazione, pino, vetiver e legno di cedro su tutti. Spiamo dalla finestra questa dolce nonnina, intenta a sfornare una crostata di prugne e cannella, presentissime tra l'altro nelle prime ore di evoluzione, che farà poi freddare nella notte per la nipote che verrà a fare le visite al mattino seguente. Non avremo pietà, rinvigoriti dalle note di questo profumo, dopo qualche ora diverremo un tutt'uno con il cuoio e l'ambra, che prepotenti ruberanno la scena alle altre note. Faremo fuori la nonnina, ruberemo la torta e ci gusteremo il silenzio della notte, contemplando soddisfatti questa luna, che ora è divenuta piena, in attesa di un nuovo giorno e alla ricerca di una nuova preda. L'ultima fragranza che ho scelto di raccontarvi è di un brand che sicuramente conoscete già. Immagino difatti abbiate già sentito parlare della confortante speziatura di Vanilla Black Pepper, dell'accordo salato di Sea Salt Caramel o dell'euforia di Red Wine Brown Sugar. Ma la fragranza di Boboco che più mi ha stregato è senza alcun dubbio Dark Vinyl Musk, con la sua affascinante capacità di evocare ricordi nostalgici. Qui mi immagino il più classico dei solai impolverati, con il più classico dei bauli pieni di vecchi cianfrusaglio. Lo apriamo e una foto ingiallita ci finisce tra le mani. Una data scritta appena sul retro, è il settembre del 1961, Santa Tecla, a Milano. Un club famoso in quegli anni per essere stato trampolino di lancio per numerosi gruppi e cantanti. Chiudo gli occhi e sono là. Sul palco riusciamo a riconoscere un'Ornella Vanoni nei primi anni di carriera, intenta ad intonare un brano romantico e dal sapore nostalgico. Senza fine, un brano stupendo, scritto per lei da Gino Paoli, un enorme successo nell'estate di quell'anno. Si percepisce un'atmosfera retro, calma e rilassata. Un'elegante rosa ed un labdano dai toni ambrati e dalle sfaccettature fumose, a ricordarci quegli anni in cui era ancora concesso fumare all'interno dei locali. Durante l'esibizione rimangono tutti affascinati dallo charme dell'artista. Qualcuno bisbiglia al proprio tavolo, le luci sono soffuse e qui abbiamo resine d'olibano a crearci un gioco di chiaro e scuro. Poi abbiamo delle elegantissime poltrone in pelle raccontate da un cuoio morbido al contempo polveroso. Sono l'elemento finale che ci trasporta indietro nel tempo. Senza fine. Non hai ieri, non hai domani. Un profumo quindi sì, ancorato ad una nostalgia di tempi passati,
ma che grazie al suo quid moderno è in grado di rendersi attuale, dando voce al proprio animo romantico. E uno sdolcinato come il sottoscritto non poteva non innamorarsene. Scusate, ma a questo punto devo intervenire. Sia perché, se no, Gabri mi ruba tutta la scena, sia perché anche io voglio dire la mia su un profumo romantico che più romantico non si può. Infatti, è ispirato alla storia più tristemente romantica di sempre. Romeo e Giulietta, il cui amore viene racchiuso nel flacone di Love Kills, l'inarrivabile rosa di Mask Milano. Prima di raccontarvi i segreti dietro questo profumo, fatevi dire giusto due cose su un marchio che mi ha conquistato al 100% e cui i profumi racchiudono alla perfezione tutti gli aspetti positivi della profumeria artistica. Materie prime senza senso, citofonare l'attesa per valutare la qualità di quell'iris. Nasi che più grandi non si può, Raschinè, Jovanovic, Zarochian, Alex Lee e chi più ne ha più ne metta. E terzo, fragranze di un'originalità e un'evoluzione olfattiva commoventi. Un marchio di cui un amante dell'arte e della ricerca profumiera non può fare a meno. So che sembra un clima aziendale, ma sono esattamente le parole che disse a mio fratello dopo aver passato un weekend fuori porta bevendomi 9 campioni in 48 ore. E siccome un saggio un giorno mi disse che il termometro di un brand o era la sua rosa o era la sua tuberosa, alla prima annusata di Love Kills ho capito di avere per le mani un vero gioiello che andava valorizzato. Tutta la collezione è sviluppata sugli elementi dell'opera e Love Kills è per me il più commovente monologo della rosa che ho sentito fino ad oggi. Alla regia troviamo Caroline Dumour che utilizza la rosa per raccontare le gioie e i dolori dell'amore, leggermente meglio di come feci io nel mio tema di maturità. Il lato più bello, felice e gioioso è pieno di luce, quindi ossido di rosa, geranio e anche una punta di semi di ambretta per aumentare il lato più dolce del petalo fresco. Per trasmettere invece l'ansia, le preoccupazioni e la sofferenza, la giovane creatrice di EFF ricorre, come sempre, al patchouli, più clean del solito vista la distillazione molecolare di quest'olio, e ha delle note animali che estrapolano la parte più cupa e densa di una rosa appassita. Un profumo speciale per una persona speciale, infatti, per mia fortuna, è stato apprezzato anche dalla mia dolce metà. E no, non aggiungerei nient'altro che il video, se no diventa infinitamente lungo. Per questo video è tutto, fateci sapere quali di queste fragranze sono delle novità anche per voi e su quali invece siamo arrivati tardi noi. Ma soprattutto scrivete ogni tipo di cosa, bella, mi raccomando, sui racconti di Gabri. Vi sono piaciuti? È uno stile che riesce ad arrivarvi? Io e il buon Gabri per questa puntata abbiamo finito. Aspetta, non dimentichi niente. Iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanellina. Vero, è giusto. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Profumi di Nicchia.